disturbo della quiete notturna nella zona del McDonald's di via Sant'Anna Pallanza. Il consigliere comunale di Sinistra Unita, Vladimiro Di Gregorio, ha presentato sul tema un'interrogazione. I residenti della zona, spiegato, lamentano di essere disturbati nella notte da urla e schiamazzi. Chiedo all'amministrazione di ripristinare l'apertura del locale in orari normali, così da recuperare le criticità sia per i cittadini che per i lavoratori. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale ha risposto a Di Gregorio il sindaco Marchionini. Piscina comunale di Stresa, sfratto esecutivo in corso per la società che gestisce la struttura. L'annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Giuseppe Bottini nel corso dell'ultimo consiglio comunale venerdì sera. A richiedere ragguagli circa la situazione era stato il gruppo consigliare di progetto comune, capitanato da Marcella Severino e rappresentato anche da Stefania Sale e Alessandro Bertolino. Una commissione composta da 4 consiglieri seguirà il progetto Interconnector e la decisione presa dal Consiglio Comunale di Villa d'Ossola, preoccupato per gli sviluppi del progetto che prevede nuove linee elettriche e una grossa stazione di conversione in Ossola. Nell'ultimo Consiglio Comunale a rilanciare il tema sempre di attualità in Val d'Ossola è stato il consigliere Sebastiano Mandica di Indipendenza Civica. Sono iniziati questa mattina, come annunciato, i lavori di messa in sicurezza e di pulizia al cantiere per quello che sarebbe dovuto diventare un parcheggio privato oramai abbandonato in via Raffaello Sanzio a Pallanza. È stata così rispettata l'ordinanza del sindaco Silvia Marchionini per riportare ordine in una situazione oramai diventata pericolosa ma anche malsana. Il cantiere infatti è abbandonato da anni in seguito al fallimento del gruppo Palese.